canonico per la prima volta dal 1974 a un vice sindaco donna, Maria Giovanna Merlo. Allora, un'emozione grandissima, la prima donna nella storia amministrativa di Scanzano, come si sente? Mi sento felice, emozionata, soprattutto mi sento di non aver vinto nulla. Questa è la stima che ha la gente in me, perché mi conoscono da 5 anni, lavorando sul posto, tutti hanno avuto modo di conoscermi. Penso che mi ha premiato la mia disponibilità e la mia onestà, il mio fare il lavoro di tutti i giorni con serietà e aiutare un po' tutti. Allora, vice sindaco, qual è la prima cosa che farà in base alle deleghe che ha ereditato? Innanzitutto, essendo nuova, non sono una politica navigata, con molta umiltà mi avvicinerò a tutti coloro i quali mi daranno un sostegno. Ho bisogno di capire, perché senza capire non si può andare da nessuna parte. Sicuramente la disponibilità ad imparare, ad essere proattiva e ad essere sempre dalla parte della gente. Bene. E per quanto riguarda invece il problema emigrazione, cittadina, insomma, cervelli in fuga, che cosa pensa di fare? Io sono sicura che dobbiamo solo operare per il collettivo, perché per avere lo sviluppo del paese bisogna operare per il collettivo e non per il singolo. Quindi questo è l'unico modo, creare posti di lavoro, dare lo sviluppo al paese, è l'unico modo per far sì che la gente rimanga qua, che i giovani rimangano qua. Quando è stata nominata, che cosa ha pensato? La prima cosa che ha pensato? Ho pensato che adesso mi aspetta un bel lavoro, ho una grande responsabilità, quella di collaborare con tutta la squadra, perché sono tutte persone fantastiche. Raffaello, secondo me, è la persona che in questo momento poteva rappresentare Scanzano, perché prendere in mano un paese come Scanzano, non abbiamo vinto nessun trofeo, ripeto, andiamo a prendere dei grossi problemi in mano, e l'unico che poteva prendere in mano la situazione era lui, e io a fianco a lui mi sento sicura, mi sento di poter fare solo il bene per il paese.